iniziata con un numero di telefono passato su Rai 2. La mamma della mia fidanzata mi manda questo numero. Io The Talent non ne volevo più sapere, comunque ero rimasta un po' male dopo la delusione di Masterchef che avevo provato una volta sola. E non era andata bene, quindi ho detto, no, non ne voglio più sapere. Però guardavo, riguardavo quel numero, alla fine l'ho chiamato. E di là mi rispose una ragazza che mi disse che se ci tenevo entro la mattina dopo alle 9 avrei dovuto essere a Milano. Porca vacca, che fu wow. Ero con mio nonno a fare la spesa lì per Coop. Insomma, il dubbio si è levato presto e mio nonno mi ha detto, andiamo Nini e te lo pago io il biglietto e si va a Milano domani. E sicché sono partita, insomma, con tutte le mie speranze, sogni, tutte le mie aspettative più belle alla volta di Milano con il nonno, la borsa frigo verde. E ho portato un tortello fatto a mano, ripieno di ricotta di bufala, con sopra burrata, una spuma di burrata e sotto l'acqua di pomodoro. A quanto parve spopolò, nel senso, però visto uno lì per lì non ci crede, siamo in tanti, c'è tanta gente che come te crede in questa cosa e ci prova. Quindi niente, sono tornata a casa e ho aspettato la chiamata. Dopodiché mi hanno chiamato e mi hanno detto, aspettiamo a Roma per gli 80. E lì sono arrivata a Roma, finalmente. E lì cosa hai fatto? Lì ho portato in alto il nome della mia città perché comunque ho detto io devo fare qualcosa che li stupisca, qualcosa che non conosca, non lo conoscano, deve essere una cosa che la senta andare a me. Ho pensato alla stufata alla Sangiovannese, quindi ho portato una rivisitazione, cioè non, la ricetta cari Sangiovannesi è quella giusta, è rivisitazione nell'impiattamento, dicevo, un impiattamento un po' gourmet, una ricetta comunque classica e poi ho cotto nel fiasco e fagioli zolfini della penna, che più dello stufato si sono focalizzati su questi fagioli, che gli sono garbati da morire, l'hanno finiti, Berton soprattutto, non l'hanno fatto vedere ma se l'è proprio gustati, sono piaciuti da morire, quindi ha spopolato lo stufato. Poi siamo andati avanti perché sono passata agli 80-40. Nei 40 si era in una scuola di cucina, ben attrezzata, però è difficile dividere gli spazi quando tu sei inesperto perché comunque lo spazio è piccolo e c'è altra gente che sgomita, quindi insomma mi sono dovuta fare il mio piccolo spazio, mi sono presa i miei ingredienti e gli ho fatto un baccalà in sottovuoto. È un piatto tutto senza sale, poi prossimamente vi racconterò la ricetta, magari sui miei social. È una ricetta che veramente ha spopolato tanto, è piaciuta, ho avuto questo indiretto e siamo arrivati finalmente a da 20 a 10. Da 20 a 10 ci siamo trovati davanti a dover rivisitare una ricetta della tradizione, quindi un grande classico, una cosa che è molto difficile da rivisitare, perché rivisita una parmigiana, rivisita un risotto allo zafferano, ecco a me mi è toccato proprio lui, il risotto allo zafferano. Preferivo il risotto allo zafferano e tiramisù perché con dolci non c'ho proprio una grandissima confidenza, quindi preferivo il risotto allo zafferano. E lì ho fatto questo cannolo di risotto allo zafferano con cuore di midollo, che ragazza ha spaccato. Ha veramente spaccato, sono leccate anche il piatto. E delle quattro persone del risotto allo zafferano ho preso il grembiule solo io. E quindi adesso sono nei cosiddetti magnifici 10. E E quindi a questo punto quale sarà il quindi a questo punto domani sera ci vedrete di nuovo dentro lo studio, per la prima volta si vedrà bene, saremo 10 concorrenti ufficiali che hanno preso il grembiule. E domani affronteremo, o meglio, chi avrà la possibilità di essere scelto da quelli che saranno i migliori della prima prova avrà la possibilità di cucinare nel ristorante. Ci saranno due squadre e dei camerieri. C'è una squadra che vincerà, una squadra che perderà, quella che perderà andrà ovviamente alla prova eliminatoria. E quei ragazzi che non saranno scelti dai capi brigata andranno a fare servizio in sala perché l'obiettivo del programma è quello appunto di formare una persona che ne sappia un po' di tutto, sia di sala che di cucina. E quindi niente, domani vediamo se qualcuno mi sceglierà per la brigata e se riuscirò a vincere, chi lo sa.